Ben ritornati ragazzi nei miei video di reaction. Oggi vedremo una serie di immagini di scherzi completamente fuori di testa. Ok, ora sto zitto e buona visione. Ok, iniziamo subito con la prima immagine. Allora, questo è uno scherzo fantastico perché io già lo conoscevo, il bello che l'ho fatto ai miei genitori ed è bellissimo e funziona davvero. Allora, ritaglia della carta a forma di insetto e colorala tutta di nero, se la carta non è già nera, ma vabbè, non importa. Disegnate un insetto, fate questa cosa, ritagliatelo e vabbè. E poi, ecco che ora arriva lo scherzo, perché cosa pensereste voi da questa immagine? Ma lo mettete tipo sul comodino, quello si gira e si vede questo coso. No! Comunque vi avviso subito, questo scherzo è da fare dagli aracnofobici. Allora, andiamo giù. Pa-pa-pa-pa, lo attaccate con lo scotch a una lampada. Ed è bello perché voi vedete questo, tipo che uno arriva e vede tipo l'insetto sulla lampada, si spaventa, ma non è la stessa cosa di metterlo sul comodino. Perché? Oltre al fatto che è attaccato al muro e quindi fa proprio spaventare di più, fa venire un infarto. Cosa succede quando la lampada è spenta? Qua non si vede, ma io lo so perché l'ho fatto. Quando la lampada è spenta, l'insetto non si vede, cioè è completamente mimetizzato con la lampada. Invece, qua ovviamente l'insetto finto, ovviamente, ovviamente. Comunque, quando accendete la lampada, invece spunta dal nulla questo insetto gigante e fa prendere un infarto alla povera vittima innocente. Sì, e questo invece è lo scherzo da fare per le persone che sbattono le porte. Perché? Perché montate una trombetta da stadio dietro la porta. Quello sbatte proprio la porta. La maniglia colpisce la trombetta da stadio. E la trombetta da stadio. Per chi non ha una di queste cose, fanno un rumore pazzesco. Quindi chi è la vittima prende un infarto. Non fate queste cose con i vecchi. Ok, questo è pericoloso. Quindi consiglio di non farlo. Allora, trasformate i tergi cristalli della macchina in pennelli arcobaleno, ovviamente senza che la vittima lo sappia. Così, quando pioverà, quello userà i tergi cristalli per pulire il vetro e vederci qualcosa per guidare, invece di pulire, ve lo sporcherà di più e creerà un bellissimo arcobaleno. Ecco, questo è pericoloso perché quello che guida potrebbe morirci malissimo. Quindi, meglio non farlo. Anche perché lo dice il sito stesso, quindi meglio di no. Già. Ok, questo è semplice, si spiega da solo. Riempite una stanza che poi qua vedo che è l'uscita. Spero che l'uscita sia la porta di destra e non quella là, se no è la fine lì. Proprio vi arrestano. Vabbè, in ogni caso, riempite una stanza. Noi prenderemo come esempio una stanza normale, con dei palloncini. Ora ci vorrà un anno, tipo, e un sacco di soldi per comprare tutti quei palloncini. E poi probabilmente la vittima vi farà togliere tutti i palloncini a voi. Però vabbè. Allora, la cosa che mi sorprende di più non è il fatto che l'abbiano fatto, e anche che l'abbiano fatto perfettamente, ma il fatto che l'abbiano fatto. Ho detto troppe volte fatto? Sì. Quindi che l'abbiano di nuovo fatto, in ufficio. Quindi, cioè, saranno stati licenziati sicuro. Però, ok, hanno sostituito tutti gli oggetti di questa scrivania. E spero solo della scrivania, perché se hanno fatto di tutta la stanza o di tutto proprio il palazzo, la fine, li hanno sostituiti con le stesse cose, ma di cartone. Tipo quest'adesivo, credo, che è fatto di cartone, questo coso di cartone. E perfino il computer, la tastiera, questa cosa. Il mouse. Il telefono è bellissimo, tipo. Vabbè, tutto quanto. Questo è uno scherzo da fare, tipo chi ha un computer vecchio o un computer nuovo. Poi vabbè, magari gli ridate anche il computer perché non è carino che ve lo teniate. Anche se fossi io a fare lo scherzo me lo terrei. Ok, questa persona aveva fin troppo tempo libero. Cioè, ha riempito quest'auto, spero di un suo amico perché se no poi le ha prese. La circondata di carrelli della spesa, così la persona, no, che torna dal supermercato non può più tornare a casa, vivrà per sempre nel supermercato. Se non toglierà i carrelli, si farà aiutare. O vi costringerà a farlo voi se non sarete già nascosti e scappati. Questo è bellissimo e sicuramente lo farò un giorno.
Ma non oggi. Allora, praticamente questo tizio ha fatto alla sua vittima questo scherzo. Praticamente ha messo. E questo è un mouse, no? Un mouse normale che con il laser, ovviamente da sotto, non quelli tipo di Star Wars. Con il laser funzionava appunto il cursore, come funzionano i mouse, appunto. Ecco, però lui ha coperto il laser con un fogliettino di carta in modo che la vittima spostava il mouse, ma non funzionava. E quindi vi immaginate tipo quello lo andava a fare riparare. No, vabbè. Poi prima avrebbe controllato, immagino. Vabbè, poi controlla e cosa funziona? Si ritrova un fogliettino di carta, no? Quello che aveva attaccato appunto lo scherzone, diciamo, la persona che ha fatto lo scherzo. Non solo in più ci ha messo il pezzo di carta perché si poteva fermare lì, ma no, per prenderlo ancora di più in giro, lo sapete cosa ha fatto? Ci ha disegnato sopra una troll face, quelle che fanno gli scherzi. Perché sì, e in più c'è la scritta problemi. Sì, le avrà prese dopo. Ma ora io penso, ma la gente che fa questi scherzi, li inventa? Oppure c'ha tipo un genio della lampada che glieli consiglia, non lo so. Vabbè, comunque, questa persona ha riempito una saponetta, no? Quelle per lavarsi le mani, cioè non è che le saponette servono a fare tante cose solo per lavarsi le mani. Vabbè, e l'ha riempita con lo smalto. Quindi in modo che quando uno si va a lavare le mani con la saponetta non serve a nulla perché è smalto. Cioè è la saponetta, però è ricoperta di smalto, quindi la persona prova a lavarsi le mani ma non lava. Quindi sì, secondo me non lo capirà mai qual è il problema, ma va bene. Ok, abbiamo lo scherzo per gli aracnofobici e anche lo scherzo per chi soffre di musofobia. Ossia riempire l'ufficio, perché qua ogni volta al lavoro si fanno gli scherzi, non lo so perché, ma la gente si vuole far licenziare, di topi, ovviamente finti. Spero che siano finti, se no tipo ci entri e prendi la peste bubonica. Ma ok. E questa è più o meno la stessa cosa di qualche foto prima, però con una sedia, cioè invece di attaccare la trombetta da stadio dietro la porta, l'attacchi sotto la sedia, così quello si siede, la sedia va un poco in basso e quindi suona la trombetta. Ora io non so, cioè secondo me non funziona, perché tipo intanto la sedia si dovrebbe abbassare, non so che tipo di sedia si abbassa così forte da poterla suonare. Ma chi è che si siede così tanto forte da creare un rumore, un terremoto? Cioè devi saltare dal tetto di casa tua, sopra, perfettamente sopra quella sedia per riuscire a suonare quella trombetta da stadio. E questo invece è un bagno pubblico, perennemente occupato, sì, perché tu vedi, no, da sotto che ci sono delle scarpe, quindi pensi, ok, ci sarà qualcuno dentro, non posso entrare, non è che entri alla gente e gli cachi sopra, cioè. E quindi vedi che è occupato e niente. Però non c'è davvero una persona sopra. Perché? Cambio d'immagine, perché non c'è davvero una persona sopra, cioè sono solo vestiti, ci sono i pantaloni, i jeans e le scarpe. E quindi le persone non potranno mai entrare in quel bagno perché sarà sempre occupato. Come fai a scoprire una cosa del genere? Non puoi, secondo me quel bagno resterà così per secoli e secoli finché non esploderà il mondo. Questo è uno scherzo per dire a qualcuno che è molto egocentrico, come dice il titolo stesso che voi non potete leggere. Ma ok, ha riempito questa persona il suo ufficio, credo, perché c'è sempre la sedia, il computer, quindi non lo so perché, ma va bene, di foto colorate di tutti i colori. Sui muri di lui stesso. Sì, ma proprio tutto, anche le scrivanie, i mobili. Ma come si fa? Guarda, il pavimento l'hanno fatto un poco a caso. Cioè, là si erano stancati e vabbè, metti tutto così. L'avranno messo con una ruspa, probabilmente. Ma funziona almeno. Ok, questo non ha un senso, ma va bene. Fa prendere sempre un infarto a qualcuno che ha paura dei serpenti. Ma ok, allora. Hanno messo un serpente finto, spero, tra dei cavoli, credo, vabbè, tra queste verdure, queste cose. Uno toglie e vuole prendere, diciamo, un cavolo, toglie il cavolo e si trova questo serpentino, che ovviamente è finto e non fa neanche rumore, spero, e vabbè, si prende un infarto. Ma poi in un negozio, ma come puoi? Ma come, che poi ci sono pure le telecamere.
Ma come puoi farlo in un negozio? Non ha un senso. Tipo, tu lo prepari questo scherzo per il tuo amico, no? Gli dici, ehi, mi vai a comprare un cavolo? Sì, aspetta solo che devo comprare. No, devi andarci ora. No, 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 aspetta, aspetta. Nel frattempo va un'altra persona, un estraneo completamente che non c'entrava niente, magari anche una vecchietta. Toglie il cavolo e si prende un infarto. Sì, che c'hanno con gli uffici? Credo che pure questo sia un ufficio, cioè, chiaramente un ufficio. Hanno ricoperto tutta la stanza questa volta di giornali, senza un motivo. Cioè, di giornali, pure le sedie, i muri, ovviamente, i muri non possono mancare, il computer. Ma funziona almeno il computer? Oppure hanno tipo anche occupato lo schermo, probabilmente anche lo schermo. Ok, questa è la prova che tutti ce l'hanno con gli uffici. Hanno riempito questo ufficio di palloncini. Sì, come l'immagine precedente, cioè non precedente, cioè proprio quasi all'inizio del video ormai. Di palloncini hanno riempito però questa volta l'ufficio. Ora, non so se è l'ufficio del capo di un loro amico, ma in ogni caso l'hanno riempito senza un motivo di palloncini. Probabilmente perdendoci anche tutta la giornata. Però l'hanno riempito di palloncini. Ora, tipo, questo si potrebbe fare, tipo, il tuo capo ti vuole licenziare, va bene, mi licenzi, non è, però vai da lui e gli riempi tutto l'ufficio, no? Di palloncini. E poi scappi. E lui ti denuncia, ma ok. Ok, viva i post-it, questa macchina è magnifica. Hanno riempito questa macchina di post-it. Ovviamente spero del loro amico, perché se l'hanno fatto un estraneo, questa volta le prendono direttamente con un fucile, con una cappa probabilmente. Ma ok, vabbè, hanno riempito tutto quanto di post-it, come potete vedere. Sì, hanno coperto pure la targa e i finestrini. Però io così me la terrei la macchina. Ovviamente toglierei tipo i post-it dal vetro per vedere. E anche dalla targa, se no vado in prigione probabilmente, cioè mi fanno una multa. Però me la terrei così dopo. È bellissima. E anche dalle luci, se ci sono anche là, perché mi sembra di vedere di sì. E questo invece ha scambiato la crema che si trova nelle ciambelle del bar con la maionese. Quindi, tipo, tu offri una ciambella al tuo amico e quello ci muore intossicato dallo schifo che gli hai fatto assaggiare. Ok, questa è la stessa cosa di prima. Però questa volta con la pellicola da imballo, cioè hanno imballato la macchina. Ok, questi mi piacevano di più i post-it, cioè ci voleva più tempo per i post-it, sicuramente. No, ora io mi sto immaginando quella, l'immagine proprio precedente, tipo quella con i post-it, no, che hanno attaccato la macchina. Ma quanto tempo per attaccare ogni singolo post-it? Che poi la colla non rimaneva, ma vabbè. Vabbè, hanno imballato la macchina, no. Questo non mi piace, preferivo la macchina con i post-it. Vi immaginate, è pure la stessa macchina. Ok, ma non ok. Hanno riempito tutto questo corridoio di bicchieri pieni d'acqua. E ovviamente, ragazzi, se i bicchieri sono pieni d'acqua, ci sono anche cartellini del pavimento bagnato. Ed è tanto bagnato. Però io dico, aspetta, un secondo. Qua con i bicchieri hanno formato la scritta 2011 o 1102, ma credo 2011. Ecco, perché c'è stato fatto questo scherzo nel 2011? Era Capodanno del 2011? Non si sa, non lo scopriremo mai. Oppure i bicchieri sono 2011, potrebbe essere. Ok, spero che questa sia fake. Cioè, hanno reso un prato la scrivania della vittima. Sì, letteralmente un prato. Spero che o l'immagine sia fake o l'erba sia fake, cioè erba finta. In ogni caso è brutto. Però io me lo terrei così, è bellissimo. Se non cresce, se è finta l'erba. Se no non me lo terrei così. Se fosse finta, sì. Tipo, immaginate, vi addormentate nell'erba finta. Sarebbe bellissimo. Cosa ho fatto? Vabbè, sarebbe bellissimo. È una bellissima giornata quando, ops, un vostro amico decide di farvi venire un infarto. Perché hanno chiuso questa cosa. Allora, non vi spaventate, non è morto nessuno, non è svenuto, non è una persona. Ora vi spiego. Allora, l'hanno chiuso nel bagno, stavo dicendo. Così quello quando ha aperto la porta, ha chiuso anche a chiave, credo. No, forse a chiave no, vabbè, ha aperto la porta, cioè, se no come la apre. Vabbè, non importa. Ha aperto la porta, troppe porte, non importa.
Si è ritrovato questo manichino, ma non è neanche un manichino, è soltanto, cioè, se voi lo toccate si sgonfia, non perché è ciccione ed è tipo bucato e si sgonfia tutta la panza, no, perché è finto, no, non è niente, cioè sono solo vestiti, qua all'interno non c'è nulla, non è un fantasma, cioè questo è un cappuccio, questi sono i guanti perché appunto per coprire il nulla, è strano, però vabbè, hanno ricreato un cadavere, diciamo. Tipo, io me ne andrei da quella casa subito, prima di subito. E ok. Ok, questo è simile alla stessa immagine di prima, cioè quella con il 2011, quella con il pavimento tutto bagnato con i bicchieri d'acqua. Non era bagnato, cioè era pieno di bicchieri pieni d'acqua. I bicchieri però erano bagnati. Però qua hanno messo invece i bicchieri bagnati nella porta. E praticamente li hanno bloccati, come potete vedere. Questo è il risultato finale. Li hanno bloccati con del nastro adesivo perché sennò cadrebbero tutti da quel lato. Però immaginate, questo è fatto apposta perché la persona che va poi ad aprire la porta dall'altra parte della stanza, cioè sta entrando in casa, no? Apre la porta. Bisce, gli cadono tutti i bicchieri pieni d'acqua addosso e si bagna tutto. Questo è bellissimo. Poi puirete sicuramente voi, ma è bellissimo. E non potete neanche picchiarlo, tipo lui cerca di picchiarvi perché voi gli avete fatto questo scherzo. Non potete neanche difendervi, c'ha ragione. Cioè, non solo l'avete bagnato tutto, ma lo picchiate pure, non è bello. Ok, per oggi direi che possiamo concludere qui il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi da Fabrix Gamer. È tutto, ciao ciao! Oggi allora potremmo far girare le linee colorate al contrario. Sì, mi sembra una buona idea.